Ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Non so quanti mesi sono passati dall'ultimo video filmato qui, in questo angolino di casa che io amo tantissimo, e per festeggiare per l'occasione ho pensato di tornare con un bel video di acquisti, un haul di shopping per la casa. Ho comprato alcune cosine per decorare, addobbare casa per l'autunno, tante le avevo già, qualcosina ho voluto aggiungere, quindi ho pensato di filmare un video, così poi andrò anche a farvi il video sull'home decor, proprio sui decori autunnali. Così poi avrete modo di vederli bene, nei vari angolini, vedrete come ho decorato i vari angolini di casa. Direi di partire subito senza perdere troppo tempo. Oggi è una giornata splendida, c'è un sole bellissimo, un cielo azzurro senza nemmeno una nuvola e infatti entra in casa una luce bellissima. Quindi ho detto, oggi devo proprio approfittarne per filmare un video perché non devo neanche tirar fuori le luci, ring light, eccetera. Iniziamo subito con due candele. Ho trovato una mega offerta sulle candele Yankee Candle e non me lo sono lasciato ripetere due volte, quindi le ho prese due al prezzo di una, quindi pagando tipo 28-29 euro, che è il prezzo di una giara media, ne ho portate a casa due. Potevo lasciarle lì? Certo che no. Quindi che cosa ho preso? Una è della collezione autunnale, se non erro questa qui, si chiama Golden Autumn. Potrei provare a cercare la descrizione di questa candela, perché io sapete che io sono abbastanza una frana nel descrivere colori, profumi, quindi vi cerco proprio la descrizione che il signor Yankee Candle dà di questa candela. Innanzitutto trovo che sia bellissima, questo giallo dorato caldo, proprio autunnale, è veramente bella. Il sito yankeecandle.it descrive in questo modo questa candela. Note di testa, che sarebbero quelle che si percepiscono al primo impatto, quindi quando si dà una prima annusata, dice: semi di girasole, caldo zenzero e frizzanti agrumi. Vediamo, controlliamo la veridicità di quello che c'è scritto. Io sento tantissimo lo zenzero, effettivamente, e sì, gli agrumi, percepisco limone arancia, è veramente buonissima la prima annusata. Note di cuore, che sono quelle che costituiscono la struttura principale della fragranza, abbiamo crisantemi rossi, aster rosso e dahlia. In effetti c'è una nota floreale che percepisco, però io non riesco a definire. Diciamo che il mio naso non è abbastanza fine per definire quale tipo di fiore è contenuto all'interno di questa fragranza. Poi abbiamo le note di fondo, che sono quelle che ne costituiscono la struttura finale, e qui abbiamo patchouli e muschio caldo. La seconda invece è lei, anche questa è veramente bellissima, molto autunnale, Crisp Campfire Apples. Io amo questi colori molto autunnali, invernali, non lo so, mi richiamano le giornate fredde. Quindi subito come l'ho vista, mi ha ispirata. Poi dopo sono andata ad annusarla e ho deciso di prenderla subito. Ero indecisa tra questa e Apples and Fig, mi sembra simile anche nella colorazione, ma ho preferito questa proprio come profumo. Questa è molto più dolce dell'altra, che aveva questa nota agrumata che l'alleggeriva. Questa è proprio dolcissima. Vediamo come la definisce il sito di Yankee Candle. Note di testa, che ormai abbiamo capito che sono quelle che si percepiscono alla prima annusata, abbiamo mela, chiaramente, chiodi di garofano e foglia di mandarino. Ricorda tantissimo i biscotti autunnali, invernali, natalizi, quelli speziati, quindi i chiodi di garofano si sentono moltissimo. Poi abbiamo le note di cuore, cannella e foglie di quercia. Ripeto, si sentono molto le spezie. E note di fondo, tonka e legni biondi. È veramente, veramente buona, è molto dolce, però anche speziata, quindi secondo me è adatta sia all'autunno ma anche all'inverno. Infatti, se non erro, questa non è parte della collezione autunnale come quella precedente, ma si dovrebbe trovare tutto l'anno, penso di sì. Io molto soddisfatta perché con 28-29 euro, non ricordo il prezzo esatto, me ne sono portata a casa due. La scusa con Gigi è stata questa: amore, potremmo approfittare di questa offerta, così una candela ce la teniamo e una la utilizziamo come regalo di Natale, così ci portiamo avanti con i regali di Natale e a qualcuno ci verrà in mente e la regaleremo. E lui: sì, brava, bravissima, amore. Passiamo oltre, andiamo avanti. Da Teddy ho trovato di nuovo questi tovagliolini carinissimi con tutte le varie zucchette. 1 euro per, mi sembra, una ventina di tovaglioli. Sì, sono 20 tovagliolini, guardate quanto sono carini. Questo è un lato,
E questo è l'altro con tutte le zucchette, molto carini. Contenta perché li ho ritrovati anche quest'anno, però in realtà ho visto che c'erano meno cose rispetto all'anno scorso, in tema Halloween e autunno, zucche in generale. Peccato, l'anno scorso avevo trovato diverse zucchette, anche come soprammobili, candele. Quest'anno nel punto vendita in cui sono andata io non c'era quasi nulla, però almeno i tovagliolini li ho trovati. Andiamo avanti, ho fatto un ordine da Shein, ve l'avevo anticipato nell'ultimo vlog, ho preso alcune cosine, finalmente quest'ordine è arrivato e quindi vi mostro quello che ho preso. Innanzitutto questi due sottobicchieri che io però utilizzerò come sottotazza per fare colazione, di solito utilizzo quelli di Ikea che hanno proprio il fondino scavato, questi invece sono piatti lisci, però mi piacevano tantissimo perché hanno disegnate tutte queste foglioline. Molto molto carine, se non erro 1 euro l'uno, quindi un paio li ho voluti prendere. Poi ho preso anche una fila di luci con le foglioline e di queste ne trovate di diversi colori, gialle, arancioni. Io ho preso quelle un po' variegate, quindi giallo, arancione, rossiccio. Dietro alla fogliolina c'è la lucetta, c'è il LED. Se non erro, questa è la fila da 2 o 3 metri e l'idea è quella di metterle sul trave del camino. Vediamo come riesco ad addobbare anche qui 2 o 3 euro, qualcosa del genere. Vi faccio vedere una cosa che mi è arrivata in omaggio con l'ordine, non c'entra nulla, ma ve la faccio vedere subito perché trovo che sia molto carina. Questa pochettina che appunto mi hanno dato in omaggio. Da una parte c'è la scritta Shein su questo sfondo lilla, dietro sfondo trasparente, ma tutte queste margheritine. Trovo che sia molto carina e dal mio punto di vista trousse e pochette per il make-up, ma non solo, anche per la skincare, non sono mai abbastanza, quindi trovo che sia un regalo apprezzato. Andando avanti con gli acquisti, ho preso un paio di federe per i cuscini del divano, ne abbiamo quattro, o meglio sei, però due sono fatti a salsicciotto, quindi non posso cambiare le federe perché non sono intercambiabili. Gli altri cuscini invece voglio fare un mix come al solito, due così arancioni e non so se si riesce a vedere, ma sono un po' pelusciose queste federe e ci sono anche dei glitterini dorati che vanno a raffigurare un sacco di zucchette. Da una parte c'è appunto il peluche arancione, dall'altra parte invece è morbido, però senza pelucchi, quindi si può usare sia da una parte che dall'altra. In realtà, quando l'ho acquistate, ho avuto un po' il dubbio che fosse un arancione un po' chiaro, un po' smortino, e in effetti, insomma, l'avrei preferito un po' più brillante, un po' più così, ok? Un po' più color zucca, però non è male. Noi abbiamo il divano grigio, tanti dettagli di arredamento grigi e penso che stiano bene con questo tipo di arancione. E appunto ne ho prese due. Ma concludiamo quest'ordine di Shein col botto perché ho ordinato per la prima volta, quindi non so dirvi a livello di qualità, anche dopo una serie di lavaggi, non so dirvi com'è, ma vi farò sapere. Ho ordinato un completo per il letto, quindi federe e sacco per il piumino. E ce n'erano veramente tantissimi a tema autunno, zucche e Halloween. Ho cercato tantissimo, alla fine mi sono convinta, ho scelto ovviamente il più caro perché poi è sempre così, no? La cosa che ti piace di più è sempre la più cara o quella che non è scontata. Dettagli. Alla fine ho scelto questo per un motivo, un po' perché mi piace, guardate che meraviglia, questa è la federa, una delle due federe, quindi abbiamo tutte le varie zucche, anche qua la scritta pumpkin, non so come farvelo vedere perché è gigante, ma dall'altra parte c'è questo quadrettone bianco e arancione e lo stesso vale per il sacco, per il piumino, quindi si può usare sia da una parte, quindi quella delle zucche, ma anche dall'altra diventa magari un pochettino più sobria o adatta anche alla primavera, non per forza all'autunno. Mi è piaciuta moltissimo, devo dire che anche come materiale al tatto non è male, mi aspettavo un qualcosa di più sintetico, in realtà non è male, anche se non ho ancora trovato l'etichetta, quindi non so dirvi di che materiale è. Io sono molto soddisfatta. Poi dopo nel vlog che sto filmando oggi,
in cui decorerò tutta casa, vi farò vedere il risultato finale. Secondo me merita, è molto carina. Continuiamo a parlare di zucche. Sono finalmente riuscita a trovare le zucche da intagliare per la notte di Halloween. Le ho trovate e quindi ve le faccio vedere. Questa è una, ne abbiamo prese due, una testa perché penso che poi faremo come l'anno scorso il video in cui le intagliamo, insomma. Vediamo cosa riesco a fare, se è un vlog o un video dedicato. Questa è una, è bella pesante, bella rotonda, per la modica cifra di 8,90 euro. E l'altra, ancora più pesante perché è più grande, questa è meravigliosa, bellissima, perché non è soltanto bella cicciotta, ma è anche sviluppata in altezza, quindi si riuscirà a intagliare bene. Eccola qui. Bellissima. E questa costa un po' di più, 14,99 euro. Parlando di quello che costano le zucche da noi, devo fare un'osservazione perché stavo guardando su Instagram. In realtà io e Gigi stavamo guardando i reel che ci sono su Instagram ed è comparso questo video in cui un signore va al supermercato in America e acquista un sacco di zucche, ma del tipo che riempie un carrello pieno di zucche piccole, grandi, piccolissime, giganti. E io e Gigi siamo rimasti impressionati per i prezzi, per la differenza di prezzo che c'è rispetto all'Italia. Questa costa 15 euro, la stessa zucca in America costa tipo 3 dollari, una grande il doppio, 5 dollari, qualcosa del genere. Quindi siamo rimasti un po' così. Ok, noi abbiamo speso 20, quasi 25 euro per due zucche, in America probabilmente con 25 euro davvero riempi il carrello. Vabbè, come al solito in Italia succede anche questo. L'anno prossimo probabilmente le pianteremo, non ne sono sicura, dato che sono ormai 2 anni che piantiamo le zucche, però da mangiare, quelle commestibili. Penso che l'anno prossimo una piantina di queste zucche potremmo anche piantarla, però ripeto, non lo so, è tutto in forse. Se mi ricorderò l'anno prossimo, vediamo. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Credo di avervi fatto vedere tutto. Non ho acquistato chissà che cosa, però erano delle cosine che ci tenevo a farvi vedere, quindi ho pensato di fare il video. Adesso vi saluto, perdonatemi, ma non vedo l'ora perché appena spegnerò la telecamera, anzi no, la riaccenderò perché dovrò continuare il vlog che ho iniziato questa mattina e finalmente inizierò a decorare tutto per l'autunno. Non vedo l'ora. Ho aspettato fino adesso proprio per farvi vedere le cosine che ho acquistato da Shein, ma adesso finalmente è arrivato il momento. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia e vi mando un bacione grandissimo. Mua! Alla prossima, ciao!